Benvenuti a un nuovo numero di Pulsar, settimanale di informazione dell'Agenzia Spaziale Italiana. È in orbita Atena Fidus, satellite duale per le telecomunicazioni in banda larga, frutto di una cooperazione tra il nostro paese e la Francia. La videocronaca. È stato lanciato con successo Atena Fidus, satellite italo-francese per le telecomunicazioni in banda larga a uso duale. Il lift-off è avvenuto alle 22:30 italiane del 6 febbraio dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, a bordo di un vettore Ariane 5. Frutto della cooperazione tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il suo corrispettivo francese, il CNES, Atena Fidus troverà applicazione sia in campo civile che militare. Il satellite, erede di Italsat F1 e 2, non più operativi dal 2002, rilancia il nostro paese sul mercato delle telecomunicazioni. Posizionato in orbita geostazionaria, avrà il compito di sostituire o integrare le reti di comunicazione terrestri e di facilitare l'accesso ad internet in banda larga da zone remote dove il segnale è basso o assente. Al servizio dei ministeri della difesa italiano e francese, il satellite da una parte fornirà supporto alla protezione civile, alle forze di polizia come ai vigili del fuoco per la gestione di disastri naturali o dolosi e di situazioni di emergenza ambientali o umanitarie. Dall'altra sarà impiegato come ausilio ai militari sul territorio italiano e in missione all'estero, garantendo una maggiore copertura e canali di comunicazione dedicati. Il satellite è stato sviluppato e costruito negli stabilimenti italiani di Thales Alenia Space, mentre Telespazio è coinvolta nella realizzazione del segmento di terra e ha gestito i servizi di lancio e messa in orbita. Atena Fidus sarà seguito da un altro satellite, il SICRAL 2, sempre nell'ambito della collaborazione italo-francese. Si chiama Itokawa ed ha la forma di un'arachide. Osservando il piccolo asteroide, gli studiosi dell'ESO hanno indagato per la prima volta sulla struttura interna di questi antichi corpi celesti. Il servizio. Come è fatto al suo interno un asteroide? Ha una struttura uniforme o eterogenea? La risposta arriva dal New Technology Telescope dell'Osservatorio Europeo Astrale, che ha puntato il suo obiettivo su Itokawa, un piccolo asteroide dalla caratteristica forma ad arachide, rivelando per la prima volta il nocciolo di un oggetto di questa classe. Secondo il gruppo di ricerca, guidato dal britannico Stephen Lowry, la struttura di Itokawa non sarebbe affatto uniforme, ma varia, presentando diverse densità strutturali. Per determinarlo, gli studiosi hanno considerato il cosiddetto effetto YORP. Tale fenomeno si verifica quando la luce solare, assorbita da piccoli corpi celesti, viene riemessa sotto forma di calore. Se la forma dell'asteroide è molto irregolare, il calore non viene irradiato in modo uniforme. Ciò crea un piccolo effetto torcente sul corpo e ne modifica la velocità di rotazione, ed è proprio una variazione del periodo di rotazione che il team di Lowry ha registrato sull'asteroide nocciolina. Tale fenomeno può essere spiegato solo se le due parti che formano il profilo ad arachide dell'oggetto hanno densità diverse. Una possibilità è che Itokawa sia il prodotto di due asteroidi che si sono scontrati e poi fusi. Conoscere meglio questi oggetti, ha dichiarato Lowry, può aiutarci a capire come ridurne il rischio di impatto sulla Terra, così come a pianificare futuri viaggi spaziali verso questi antichi corpi rocciosi ancora poco conosciuti. È un mondo ballerino quello scoperto dal telescopio Kepler, dove le stagioni si alternano a un ritmo velocissimo. Vediamo di cosa si tratta. Nella costellazione del Cigno, a 2300 anni luce da noi, esiste un mondo sul quale le stagioni sono così imprevedibili che dovendo uscire di casa non sapremmo cosa indossare, se un cappotto pesante o un paio di bermuda. È il caso di Kepler 413b, il mondo ballerino scovato dall'omonimo telescopio NASA. Il pianeta oscilla fortemente sul proprio asse di rotazione, al punto che l'inclinazione di quest'ultimo si sposta di 30 gradi
gradi in appena 11 anni, causando cambiamenti rapidi e imprevedibili nelle stagioni. Per fare un paragone, si pensi che l'inclinazione dell'asse terrestre varia di circa 23,5 gradi ogni 26.000 anni. Anche l'orbita del pianeta è altalenante. 413b ruota attorno a una stretta coppia di stelle, una nana rossa e una arancione, in 66 giorni, con un'inclinazione di 2,5 gradi rispetto al piano dei due astri, tanto che visto dalla Terra il pianeta appare muoversi su e giù continuamente. Tale oscillazione orbitale potrebbe essere dovuta, secondo gli scienziati, ad altri corpi non ancora osservati che disturbano il percorso del pianeta, o anche a una terza stella vicina che eserciterebbe su di esso la sua influenza gravitazionale. Ma anche se 413b fosse più vicino a noi, non avremmo comunque la possibilità di vivere le sue pazze stagioni. Il corpo celeste è un gigante gassoso, un super Nettuno, dove, se non bastasse, le alte temperature superficiali dovute alla vicinanza dei suoi soli non permettono all'acqua di scorrere allo stato liquido. Per questa edizione è tutto. Pulsar vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, alla prossima settimana.